Telespettatori di LucaniaTV.it, un cordiale saluto a tutti voi da Pino Carlo Magno. Ci troviamo nella chiesa madre San Nicola di Bari, qui a Lauria. Accanto a me vedete il parroco, Monsignor Don Vincenzo Iacovino, per parlarci di quello che è un po' a Lauria e in zona da alcune ore, da ieri pomeriggio, è l'argomento del giorno. Avete visto le immagini, avete ascoltato le interviste che il nostro parroco sta concedendo alle testate regionali, giornalistiche e televisive, su appunto quello che è accaduto intorno alle 14 di ieri, appunto, venerdì 14 maggio. Don Vincenzo, allora, che cosa è accaduto? Diciamolo forse per la millesima volta, almeno per quanto ti riguarda. Cosa è accaduto ieri pomeriggio? Ecco, io voglio innanzitutto chiarire sia i termini, sia le notizie, sì. Perché oggi siamo nella vigilia delle comunicazioni sociali, la giornata mondiale della comunicazione sociale, e bisogna comunicare la verità e non le stupidaggini. Bene, perché Facebook ha comunicato tante di quelle stupidaggini. Allora partiamo innanzitutto dai termini. Ho sentito, ho letto, è crollata la volta della chiesa di San Nicola. Allora teniamo presente che la chiesa è come una casa, come nelle nostre case ci sono tante stanze con nomi ben precisi, per cui c'è la cucina, c'è il soggiorno, c'è la sala da pranzo, c'è la camera da letto, eccetera. Così la chiesa è composta da tante parti. C'è la navata centrale, le navate laterali o ci sono delle cappelle annesse. In questa chiesa la volta sarebbe il soffitto, diciamo così, interno della navata centrale. Come potete vedere è integro, quindi non è crollata la volta della chiesa di San Nicola. Le navate laterali, potete anche questo constatare, sono integre, non sono crollate. Che cosa è crollato? È crollata la volta di una cappellina che si trova sulla mia destra, entrando quindi dalla porta centrale, che viene chiamata la cappella del cuore di Gesù. È crollata in un periodo che va dalle 2 alle 4, non sappiamo di preciso l'ora esatta perché la chiesa era chiusa. Quando alle 4 e mezzo è stata aperta la chiesa, abbiamo trovato i resti della volta per terra. Bene. E quindi naturalmente c'è stato un primo allarme. Bene. Poi immediatamente, quando io sono arrivato, perché mi trovavo a Cogliandrino a celebrare la messa, dopo la celebrazione della messa sono stato raggiunto da una telefonata e sono venuto qui nella chiesa di San Nicola. Dopo aver constatato quello che era accaduto, ho chiamato immediatamente il vescovo, poi ho chiamato l'ufficio tecnico diocesano, i quali si sono precipitati a venire qui in chiesa insieme alla sovrintendenza e alla ditta per rendersi conto dell'accaduto. In effetti questa cupoletta è una falsa cupola in effetti, perché anticamente in questa zona c'era la sagrestia. Quando hanno rifatto la chiesa, parlo del 1862, perché questa chiesa è stata rifatta ed è stata capovolta tra 1862 al 1890, questo è il periodo della ricostruzione della chiesa, in questa zona c'era la sagrestia. Quando hanno ricavato questa navata laterale, che è stata costruita ex novo, hanno lasciato quello spazio e lo hanno congiunto alla chiesa, quella che era la sagrestia, ricavando queste due cappellette. Per far vedere che sono cappellette, non era una stanza qualsiasi, hanno tentato di fare una finta cupola, fatta come si usava allora, parlo del 1860-70, di incannucciata, cioè delle cannucce con gesso e stucco insieme. Naturalmente, dopo tanto tempo, il legno si è marcito.
Per cui questo forse con qualche filtrazione di acqua, anche se noi abbiamo trovato tutto asciutto il materiale, può darsi che abbia creato questa pressione del gesso e dello stucco e ha provocato la caduta del materiale. Però qualcuno mi diceva anche, può darsi che in questo periodo, siccome all'Auria ci sono state le piccole scosse di terremoto, basta un minimo diciamo spostamento, movimento, abbia pure potuto creare questo. Allora che cosa abbiamo deciso? Immediatamente di mettere in sicurezza questa zona, come vedete è stata tutta recintata. Sì. Lunedì mattina, dopo averla pulita eccetera, lunedì mattina verrà la ditta, toglierà gli ultimi residui della incannucciata che sono restate nella cappella del Sacro Cuore e poi vedrà anche nella cappella attigua che cosa, com'è la situazione, perché la cappella attigua dedicata alla Dolorata è simile a questa del Sacro Cuore. Invece nelle cappelle laterali o nei cappelloni, diciamo, nelle cupe delle cappelle laterali non c'è bisogno perché sono tutti in cemento armato, quindi sono sicure. Io ho celebrato già stamattina alle 8:30, alle 11 ho celebrato un battesimo, poco fa ho finito di celebrare un funerale, stasera ci sarà la messa con la preparazione del catechismo per la prima comunione dei bambini, quindi l'attività è ripresa normalmente. Posso tranquillizzare tutti quelli di Lauria che non è accaduto niente, anzi può darsi che sia anche un bene questo piccolo crollo perché ha accelerato le pratiche per rivedere tutta la struttura del tetto, perché abbiamo delle infiltrazioni nel tetto, potete vedere a quell'angolo lì le infiltrazioni, quindi il tetto va rivisto. Già ne avevo parlato col Vescovo, il Vescovo è d'accordo, allora questo fatto forse accelera anche le pratiche per poter rivedere tutto il tetto nella sua interezza. Don Vincenzo, quindi l'incolumità delle persone, diciamolo ai facebookiani che scrivono, è sicura. Possiamo venire in chiesa tutte le ore, le celebrazioni eucaristiche continuano regolarmente. Al 100%, perché non c'entra niente. Questo, diciamo, è un fatto che è accaduto come sono accadute tanti altri fatti, come accadono anche nelle case nostre questi fatti qui, quindi non è una novità, non c'è stato un evento particolare che l'ha fatto crollare. È a vecchiaia, quando a vecchiaia uno si rompe il femore, crolla a terra, e qui si è rotto il femore della ingannucciata che sono state, che è il legno. Io peccato che abbiamo gettato un po' tutti i residui e cose, si poteva vedere che è proprio fradice il legno qui, perché 150 anni stare lì e cose, poi succedono queste cose qui. Bene. Però diciamo la gente può stare tranquilla, venire in chiesa tranquillamente perché la chiesa è sicura dal punto di vista strutturale, ma è sicura anche perché abbiamo il nostro Signore che ci protegge. Meno male, meno male. Don Vincenzo, ieri sui social è apparso, non so, qualcuno ci è andato un po' pesante. Ironicamente la ringraziano per quello che è accaduto, ma lei che c'entra con questa cosa? Può rispondere adesso? Sì, io non solo non c'entro niente, so anche chi l'ha scritto e si dovrebbe vergognare, perché io posso rispondere a lui, ma non rispondo per carità fraterna, va bene? Però deve stare attento a quello che scrive, perché come tu dicevi, sempre su Facebook, sì, è soggetto a denuncia. Sì. E io stamattina ho avuto un incontro con il comandante dei carabinieri e con un altro carabiniere, non per denunciarlo, è venuto per rendersi conto un po' della Chiesa, però devono stare attenti. Così dire che si è sfiorata la tragedia è un'espressione un po' troppo esagerata, esatto. Per cui la gente che già vive nel panico del Covid, adesso una minima cosa che si dice viene ampliata. Amplificata. Allora dobbiamo dare anche una sicurezza alla gente, una serenità, non possiamo farla vivere sempre nel terrore. Grazie a Dio questa chiesa fino adesso è stata sempre aperta, anche durante il tempo del Covid non è mai accaduto qualche cosa, proprio perché abbiamo rispettato le regole. Bene. E quindi diciamo siamo stati protetti.
dalla nostra responsabilità e dal Signore naturalmente, perché il Signore ci protegge, però è necessario anche che ci sia la collaborazione da parte nostra. Quindi bisogna stare attenti anche quando si usano questi mezzi di comunicazione sociale, soprattutto chi non è competente, chi è ignorante in materia, chi non viene mai in chiesa, eccetera, prima di dire qualche cosa dovrebbe almeno informarsi, avere l'umiltà di informarsi, perché l'ignoranza è la cosa più brutta che ci possa essere. Possiamo rassicurare quindi, Don Vincenzo, la chiesa madre San Nicola di Bari, a parte questo piccolo problema di ieri, sta bene, gode una buona salute. Gode una buona salute perché nel 1990 è stata riaperta al culto dopo il terremoto, per cui è stata fatta una consolidazione soltanto nel pavimento e nella zona centrale della volta. Resta da fare un po' di lavoro nella parte trasversale che noi chiamiamo il transetto, perché come potete notare c'è un tavolato ancora e allora bisogna mettere in sicurezza, ma è sicuro, però ci possono essere delle infiltrazioni di acqua che possono danneggiare i dipinti. Ecco perché interviene anche la sovrintendenza per vedere un po' come ovviare a questo inconveniente qui. Benissimo. Senti, Don Vincenzo, io te la faccio la domanda a chiusura di questa intervista, perché si dice tanto, si parla tanto in questi giorni. Adesso il problema è la piccola volta qui della cappellina, ma si parla pure di te. Mo, Don Vincenzo, ci vuoi far stare sereni, ma qual è il futuro di Don Vincenzo? Te ne vai, riste, perché sembra che sia l'altro argomento del giorno all'Auria. Rassicura stasera, così passiamo una bella domenica tutti quanti. Ma qual è il futuro di Don Vincenzo? Ma il futuro di Don Vincenzo è di continuare a fare il sacerdote. Sì, va bene, ci siamo. Allora, ci siamo. Io posso fare il sacerdote all'Auria come lo posso fare al mio paese. Va bene? Allora, io ho fatto questa proposta al Vescovo. Sì. Perché il Vescovo quest'anno, prima della visita pastorale, farà tanti cambiamenti. Allora, mi ha fatto anche una proposta allettante, piacevole, che io ringrazio, di diventare parroco a Senise, che è un paese abbastanza grosso, circa 10.000 abitanti, una sola parrocchia, una comunità sacerdotale. Il Vescovo dice, siccome tu sei anziano, hai una bella esperienza, un uomo sapiente, eccetera, io vorrei che tu andassi lì. Io ho rifiutato. Ah. Ho detto, ti ringrazio per questa proposta, eccetera, però a questo punto io preferisco andarmene al mio paese, Castelsaracino, perché voglio dare anche qualche cosa ai miei paesani, perché fino adesso non ho dato niente, sono stato sempre fuori. Da 11 anni sono stato sempre fuori, prima a studiare fuori, poi ho iniziato il mio ministero pastorale a Senise, 26 anni a Maratea, 13 anni a Auria, adesso anche voglio accontentare i miei paesani che mi vorrebbero per qualche anno lì. Perché poi fra 5-6 anni devo andare in pensione pure io. È bene che ci vada adesso in pensione, che stessa la cena, in modo che già mi trovo bene quando sono in pensione. Ma quello che è importante non è il luogo dove si va o dove si sta, quello che è importante è quello di annunciare Gesù Cristo in qualunque luogo noi andiamo. E l'obbedienza, io l'ho sempre detto e ripetuto, e gliel'ho detto anche al Vescovo, fa grande la Chiesa. Per cui di fronte a ogni proposta dobbiamo ubbidire, anche se possiamo anche non condividere, non accettare cose, però dobbiamo ubbidire, che siamo sacerdoti e abbiamo giurato obbedienza promessa nelle mani del Vescovo. Bene, io insomma capisco che te ne vai. Sì, ma me ne vado, ma sono ai confini. Io fino a poco fa, ancora sono sacerdote qui, parroco, arrivo ai confini di Castelsaracino a Miralta. Il fiume Cogliandrino divide questa parrocchia da Castelsaracino. Dopo sarà la stessa cosa. Dopo dividerà Castelsaracino dall'Auria, ma sempre là siamo. Bene, e con questa dichiarazione molto importante di Don Vincenzo, noi lo ringraziamo, speriamo che qui poi si possa riprendere normalmente con i lavori soprattutto. E ascoltiamo quello che poi ha detto, sempre a proposito di quello che è accaduto ieri, l'amico geometra Franco Fittipaldi della Soprintendenza dei Beni Culturali di Maratea. Grazie Don Vincenzo. Grazie. E praticamente è una volta che misura 2,40 m per 2,40 m. Questa volta era di la volta è formata da ingannucciata, cioè il plafond della volta
è formata con delle cannucce, era una tecnica di costruzione di volte povere, chiamate così, molto presente nel meridione, con delle cannucce intrecciate, che le cannucce si trovavano dappertutto in zona, e poi loro le ammaltavano con una malta a base di calce, e dopodiché si induriva la malta e formava la potevano lavorare con un intonaco e la anche decoravano in alcune parti. Questa qua era solo dipinta, chiaramente, era solo tinteggiata. Ed è caduta perché, purtroppo, quando hanno fatto i lavori del terremoto del 1980, hanno fatto il solaio in laterocemento, l'hanno posto al di sopra delle travi che formavano l'orditura della vecchia copertura. Queste travi, che erano di castagno, cambiate nel 1860, quando a Lauria ci fu la frana e quindi dovettero cambiare la chiesa, perché quasi tutti sanno, la chiesa San Nicola, l'entrata l'aveva da piazza Viceconti. Poi c'è stata la frana che si è pigliata mezza chiesa e allora l'hanno dovuta girare, l'hanno ricostruita al contrario con l'abside rivolto a est per questo problema. E allora stavo dicendo, questa volta incannucciata è una piccola cosa, non ha problemi la chiesa da questo punto di vista, quindi non si devono preoccupare né i fedeli né i cittadini di Lauria, perché la chiesa è comunque in buono stato. L'unico problema che potrebbe avere la chiesa, che può avere, è le infiltrazioni di acqua, ma abbiamo già attenzionato la cosa. Dovrebbe intervenire qualcuno, o noi della soprintendenza o la stessa CEI interverremo per risolvere questi piccoli problemi, che non portano a un problema esistenziale a livello strutturale, ma porta chiaramente, con l'andare del tempo, a un problema abbastanza serio. La situazione adesso è questa. Noi abbiamo stamattina, con insomma urgenza, abbiamo fatto un sopralluogo ieri sera, un sopralluogo stamattina, dove abbiamo tolto i calcinacci e abbiamo transennato l'area. Lunedì mattina faremo una puntellatura della volta crollata, facendo crollare anche parte dei calcinacci che è rimasta. Dopo aver fatto questa operazione, noi puntelliamo le altre due volte, sempre della cappellina del Sacro Cuore e la cappellina che c'è a fianco. Ci sono tre volte in tutto. Le altre due volte c'è qualche lesione, ma ancora non sono prossime a cadere. Noi le puntelleremo per mantenere l'esistente, cioè l'unica testimonianza di incannucciata a Lauria era rimasta questa, perché come non tutti sanno, la chiesa dell'Assunta, al quartiere, alla Rocca dell'Armo, e alla Madonna Assunta, come la conoscono i laurioti, era tutta formata in incannucciata, anche la volta a botte della navata centrale. Però purtroppo col terremoto è caduta giù, perché è molto leggera come discorso, quindi è caduta giù e non ce l'abbiamo più. È l'unica testimonianza, quindi vorremmo mantenerla. Per il momento la puntelliamo, poi quando interverremo a cambiare il tetto, perché il tetto andrà rifatto in quella situazione, perché ci potrebbe essere un'infiltrazione di acqua che sta portando problematiche anche alle mura verticali. Quando faremo questo servizio, noi la ripareremo, la restaureremo, ci sono le tecniche per riparare le incannucciate e la manterremo come così com'è.